Nel video di oggi catturo i Pokémon Marshadow, Meloetta e Dodonas in Xenoverse per Aspera ad Astra. Ho chiamato Donanas Dodonas per tutto il video, ma non fateci troppo caso, chiedo scusa. Benvenuti nel penultimo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. I Pokémon che andremo a catturare oggi mi servono giusto così per definire tutti quanti i lati che voglio coprire del gioco. Ci sarebbero anche altri due Pokémon aggiunti proprio con l'ultimo DLC, ovvero Armarouge e Cerulege e anche King Gambit. Il problema è che sono due quest piuttosto lunghe da affrontare. Ad esempio, per King Gambit bisogna avere tre Ponyard, un Bisharp e un Bisharp Xenoverse, cosa che io non ho. Nessuno dei tre. Tanto meno la quest di Armarouge e Cerulege, che è ancora più lunga. Tra l'altro bisogna trovare Charcadet e ha un 5% di probabilità di apparire. Sono quest opzionali come quelle che farò oggi, ma quelle di oggi sono più immediate. Iniziamo con Marshadow, che si trova al Salone Toro Brado dietro un passaggio segreto. Prima di tutto bisogna parlare con Sonia degli Spettri, che ci darà una radio speciale una volta finita ovviamente tutta quanta la missione del Salone Toro Brado la prima volta. Nel Salone Toro Brado inoltre ci sono 4 pagine di un diario, se non erro sono proprio 4, e leggendole tutte si viene a conoscenza della storia appunto di questo misterioso Pokémon Ombra, che vive nell'ombra. E che succede? Una volta lette tutte e una volta aver presa la radiolina, andiamo in questo punto del Salone Toro Brado dietro Bancone, premiamo A sull'ampolla e verremo trasportati nella stanza segreta. Dopo aver sceso le scale e aver acceso la radiolina, saremo in grado di catturare il misterioso Pokémon Marshadow. Ovviamente questo è uno di quei Pokémon che ha un catch rate basso, non basso come tanti altri, ma comunque è un tipo tosto e sarà difficile da catturare. Il secondo Pokémon di oggi è Dodonas. Ci sono, se non sbaglio, 3 versioni di Dodonas. La prima è quella che si trova semplicemente gironzolando nell'erba e che è anche dove si trova la seconda forma, un secondo colore di Dodonas. E c'è anche una terza forma, che è la forma Shiny. Per Dodonas Shiny invece dobbiamo andare nella giungla nebulosa e dirigerci al cammino degli eroi, che è quella specie di zona safari. Bisogna quindi raccogliere all'interno di questa zona ben 3 pezzi di un totem d'oro, testa, busto e gambe. Una volta fatto li consegneremo alla reception e avremo in cambio un Dodonas Shiny. Per le altre due forme bisogna invece mettere lo specchio verità all'entrata del Monte Zodiaco, entrare e arrivare in questo punto della mappa quando vi chiede di usare Surf o di tornare all'uscita. Qui le immagini sono velocizzate in modo da farvi arrivare dritti al punto e non perdervi per i meandri del Monte Zodiaco. È molto difficile che vi perdiate perché c'è solo un punto nel quale usare Surf. Quindi arriviamo qui, facciamo Surf, facciamo la nostra bella stradina, quella che sembra bloccata è la strada giusta, saliamo, saliamo, arriviamo in questo punto dello Xenoverse. Ora, non ho ben chiaro se sia lo Xenoverse oppure semplicemente un mondo alternativo, ma comunque siamo un Dodonas, aggirandoci nell'erba possiamo incontrare la forma standard di Dodonas e combattere anche con un Dodonas di livello 70. In questo caso ha un colore diverso, ma non è lo shiny che si può prendere appunto con il totem. E queste erano le 3 forme di Dodonas. L'ultimo Pokémon di oggi è Meloetta. La quest di Meloetta è davvero carina, è semplice da risolvere, però è davvero molto carina. Bisogna andare a parlare con Wallace Daddy dentro la palestra. Wallace Daddy sta lì che sta parlando con il generale S e insomma alla fine ci dicono: ehi guarda, stiamo facendo un contest per trovare una voce nuova, vuoi unirti a noi come terzo giudice? Italia's Got Talent praticamente. Ci uniamo a loro, valutiamo alcuni dei contendenti, li sfidiamo anche in una lotta che vinciamo facilmente perché il tipo drago è super efficace contro il tipo suono. E poi a un certo punto, dopo tanti tanti contendenti, nessuno ha la voce giusta, ma ecco che una voce soave si staglia tra le altre e viene proprio dal tetto della palestra. Quindi che si fa? Si va sopra il tetto della palestra e c'è Meloetta. E Wallace Daddy e Generale S ovviamente vogliono Meloetta, quindi che fanno? Ci sfidano in una lotta che noi vinciamo ovviamente. Meloetta è stato molto molto semplice da catturare, è forse il primo Pokémon più facile da catturare che incontro tra i Pokémon leggendari. E con anche Meloetta in squadra sono pronto ad affrontare le ultime sfide di Xenoverse, ovvero il torneo Apollo Season Finale. Sarà l'ultimo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra che uscirà settimana prossima.
Siamo giunti quindi alla fine di Xenoverse. Beh, che dire. Ci vediamo alla prossima.